Buongiorno, sono Luca Mairani, sono un Senior Sales Engineer in WebSense e oggi vi parlerò di uno dei malware che sono più estesi e più, se volete, cattivi nel panorama delle minacce di oggi, che è CryptoLocker. L'obiettivo di CryptoLocker, a differenza dei malware un po' più moderni, che tendono a portare fuori dal vostro computer i vostri dati personali e le vostre informazioni, CryptoLocker invece tende a criptare le vostre informazioni per avere un riscatto. Non per niente il nome di questo tipo di malware, che erano abbastanza diffuse negli anni scorsi, è ransomware, quindi un malware che esige un riscatto. Come funziona l'attacco? Nella prima fase di vita di questo malware vi arrivava una mail che conteneva un file PDF, una mail fatta anche abbastanza bene, anche localizzata in italiano. Questo file, che sembra un PDF, in realtà sfruttava le impostazioni del vostro computer che nascondono la reale estensione del file. Quindi l'attaccante non faceva altro che allegare un file che si chiamava quel che volete .pdf.exe. Il vostro computer nascondeva il .exe, quindi l'evidenza che fosse un file eseguibile, perché per lui era un'estensione conosciuta, e voi vedevate questo file che si chiamava quel che volete .pdf. Tranquillamente facevate doppio clic su questo file PDF, tipicamente, almeno nelle prime fasi o nelle modifiche, l'antivirus non si accorgeva di questa cosa, e il CryptoLocker criptava i dati che c'erano all'interno del vostro computer. Li criptava con quello che si chiama un algoritmo di criptatura estremamente forte, perché era una chiave RSA 2048 bit. La fase successiva era fare apparire sul vostro screensaver, sul vostro desktop, un messaggio che diceva che i dati erano criptati, ve ne sareste accorti automaticamente perché non si aprivano più, e che dovevate pagare 2 bitcoin o $300 per poter ottenere la chiave e decriptare i dati. Ovviamente 2 bitcoin o $300 pagati alla malavita non si sa che fine possano fare. Non ci sono metodi oggi conosciuti, salvo super computer che lavorino veramente per centinaia di anni, per riuscire a decriptare un file criptato in questo modo. C'è una chiave pubblica che l'attaccante utilizza per criptare i dati, quindi la chiave pubblica potrebbe essere anche ricostruita, e c'è una chiave privata che è derivata matematicamente dalla chiave pubblica, che serve per decriptarli. Ovviamente la chiave privata è in mano all'attaccante. Se tutto va bene, nel momento in cui pagate, la chiave privata vi viene data e quindi i file vengono decriptati. Diversamente l'attaccante non fa altro che andare a distruggere la chiave privata. In quel caso i vostri dati sono completamente persi. Sembra un attacco abbastanza stupido, in realtà ci sono state vittime importanti di questo tipo di attacco. Ma la cosa più importante da dirvi oggi è che CryptoLocker, ovviamente, essendo stato un malware di successo, sta mutando nell'ottica di far guadagnare di più i suoi creatori e sta diventando un worm. Quindi abbiamo visto prima quello che era ransomware, tipicamente legato a una funzione di Trojan, quindi un file che ha una determinata funzione che viene messo all'interno del vostro computer, però non si distribuisce automaticamente come i virus classici. Un worm invece è un virus che è in grado di, un malware tipicamente, che è in grado di andare a distribuirsi in maniera indipendente sulla rete o tra macchine diverse, andare a infettare anche chiavette, eccetera, che non è legato a un file tipicamente eseguibile come potrebbe essere un virus. Quindi cosa vuol dire? Che oggi CryptoLocker è in grado di estendersi e essere pervasivo all'interno della rete nel momento in cui riesce a infettare una macchina. Qual è la miglior difesa? Ovviamente all'interno di una rete aziendale io, per tutti i motivi di questo mondo, posso avere un antivirus che non funziona correttamente, un antivirus che non è correttamente aggiornato, oppure un antivirus che non ha ancora definito una signatura specifica per quella determinata minaccia.
dicevamo, la macchina può essere infettata e quindi diffonde il virus all'interno della rete. Il worm, per intenderci, è un malware come quello che sicuramente ricorderete, che era Configer. Ci sono aziende, ci sono privati che ancora oggi hanno Configer che rimane all'interno delle loro macchine. Quindi estremamente pervasivo, estremamente pericoloso. Come difendersi? Come difendersi è, almeno dal mio punto di vista, vuol dire portare le difese sempre più all'esterno. Io non posso trastare un sistema che è installato all'interno del computer che potrebbe avere 50.000 problemi. Io devo quanto più possibile portare la difesa all'esterno, la difesa dal punto di vista perimetrale, visto che questo virus si diffonde sostanzialmente via mail e via web come i normali malware moderni. Devo avere dei sistemi di protezione mail che siano in grado di proteggermi da questo tipo di minacce e dei sistemi di protezione web che mi difendano da questo tipo di minacce, possibilmente che lavorino insieme e possibilmente nell'ottica di attacchi iperrecenti, quindi i cosiddetti zero day, anche con sistemi di protezione che includano sistemi di sandboxing. Sandboxing vuol dire che comunque se un file è sospetto viene mandato nel laboratorio del produttore, il produttore lo analizza e verifica se effettivamente quello sia un tentativo di attacco, un malware, piuttosto che un file buono, e viene notificato l'amministratore. Va bene, vi ringrazio per il momento e arrivederci alla prossima pillola.